Il cibo che ingerisci influenza la tua concentrazione. Ciao, sono Mattia e ben ritrovato su Tatami Project. Oggi vorrei collegarmi ad un video precedente, stare in forma tutto l'anno. Ti lascio il link qui sopra in alto. Ti ho già parlato enormemente di numerosi vantaggi di una corretta alimentazione. Controllo del peso, evita l'insorgere di malattie cardiovascolari, evita l'aumento del colesterolo cattivo e apporta benefici psicofisici ad ognuno di noi. Oggi vorrei soffermarmi su come migliorare la concentrazione, la felicità e quindi la vita di ognuno di noi. Senza perdere altro tempo, vediamo quali sono i cibi migliori per ognuno di noi e oggi ne ho scelti ben 7 per te. Partiamo innanzitutto dal pesce, definito anche brain food per le sue caratteristiche, ricco di vitamine del gruppo B e di grassi buoni come gli omega 3, necessari per aumentare lo sviluppo del sistema nervoso. Il pesce lo puoi inserire in qualsiasi pasto nella tua giornata, addirittura a colazione con il riso, come fanno in Asia. Te ne consiglio due in particolari, lo sgombro ed il salmone. Passiamo a qualcosa che mangeresti sicuramente più volentieri a colazione, ossia la frutta, ed in particolare ci soffermiamo sui mirtilli. È incredibile come un frutto così piccolo abbia numerosi benefici. Contengono una buona dose di enzimi antiossidanti, che attivano il cervello e ti fanno fare il salto di qualità per la concentrazione e la memoria. Mi raccomando, sia freschi che congelati vanno benissimo, evitali al forno. Passiamo ora alla frutta secca. Hai mai notato che la forma delle noci assomiglia vagamente a quella del cervello? Potrebbe essere l'indizio del perché fanno così bene. Oltre alle noci, inserisci nei tuoi pasti durante la settimana anche arachidi, pistacchi e nocciole. Tutte quante contengono grandi quantità di acidi grassi essenziali. Un altro consiglio, non eliminare la pellicina. È ricca di fibre che aiuta a ripulire il nostro intestino, il nostro secondo cervello. Stiamo sempre in tema frutta e adesso tocca l'avocado. È un altro alimento che bisogna assolutamente prendere in considerazione. Le sue due caratteristiche principali. Migliora le funzioni cerebrali grazie alla sua quantità di acidi grassi sani e ti aiuta anche nell'assorbimento delle sostanze nutritive degli altri alimenti. Dagli una chance. Potevano mancare il tè verde secondo voi in un video così? No, infatti uno dei 7 alimenti è proprio il tè verde. Oltre ad essere un ottimo antiossidante, non contiene calorie, ha basse quantità di caffeina, combatte la stanchezza e ti aiuta ad aumentare la sensazione di sazietà. Sia a colazione che come spuntino a metà giornata, ecco a voi il cioccolato fondente! Grazie agli stimolanti naturali che contiene, come la caffeina, ti mantiene il cervello sveglio e reattivo. Durante la giornata un paio di quadretti sono più che sufficienti. Finiamo questa carrellata di 7 alimenti con un superfood e oggi ho deciso di parlarti dei semi di lino. Questi semi contengono le vitamine del gruppo B, magnesio, fibre alimentari e persino gli acidi grassi omega 3. Quindi un purpurri di tutto quello che ci può far bene. Aggiungili ad ogni tuo pasto, a colazione, a pranzo, come condimento, addirittura in un frollato al pomeriggio. Vedrai che bomba! Facciamo un breve riassunto, per cui pesce, mirtilli, frutta secca, avocado, tè verde, cioccolato fondente e semi di lino. Questi sono i 7 alimenti che più ti aiutano per mantenere concentrazione, migliorare la tua memoria ed essere ben reattivo durante tutta la giornata. Anche oggi ho concluso questo nuovo video. Se ti è piaciuto, lasciami un like. Se non l'hai ancora fatto, clicca iscriviti e attiva la campanellina così da ricevere anche i prossimi video. Lasciami un commento qui sotto e scrivimi cosa ti piacerebbe approfondire in più nell'ambito alimentare. Come sempre trovi tutti quanti i link in descrizione per seguirmi anche sulle altre pagine social e non mi rimane altro che salutarti e dirti buon appetito. Ciao!